tanto in questa giornata da mare e abbiamo i minuti contati perché la relazione del professor Starrocchio dura proprio 2 ore, quindi non vi spavento, ci saranno dei filmati, quindi abbiamo calcolato che la relazione durerà quel tempo necessario. Quindi oggi ci troviamo all'ultimo incontro del ciclo Architettura e Potere, che è stato organizzato dalla Testa del Novecento, dal professor Alberto Giorgio Cassani, con la collaborazione dell'Ordine degli Architetti di Ravenna, che ha dato il patrocinio, e da i Credenti ECM. Viene anche filmato dall'Ordine, verrà poi messo sul portale nazionale dell'Ordine degli Architetti, quindi ha avuto una grande eco, diciamo, anche delle richieste che abbiamo avuto via social. Viene trasmesso anche in diretta su Facebook grazie alla piattaforma Zoom, e poi chi lo vorrà ricevere il link su YouTube nei prossimi giorni sul canale YouTube di Testa del Novecento, dove trovate tutte le altre conferenze del ciclo Architettura e Potere e dove trovate anche tutte le conferenze fatte dalla nostra associazione adesso e in futuro. Quindi io presento il relatore, che è il professor Salvo Scarrocchio, di cui però farà il curriculum il nostro professor Cassani. Devo dire che è disponibile il libro da cui è tratta questa conferenza, su tutto il lavoro del professor Scarrocchio, è stato pubblicato in 2 edizioni, l'ultima del 2013, lo trovate all'ingresso e sono poche copie, quindi chi lo deve prendere si affretti a prendere a un prezzo speciale di 30 euro anziché 35. Alberto, ti passo la parola. Bene, allora grazie a tutti di questa partecipazione, sarò rapidissimo perché il tempo, appunto, abbiamo detto, è preso dai filmati. Io ho molto piacere di presentare il professor Sandro Scarrocchia, perché oltre che essere un grande studioso di vari argomenti, di cui dirò brevemente, è anche un mio carissimo amico. Ci siamo conosciuti per la prima volta 30 anni fa, quando lui insegnava all'Accademia di Belle Arti di Ravenna, poi lui se n'è andato, è andato a Torino, è andato a Brera, però io l'ho conosciuto proprio in quell'occasione, poi ci siamo frequentati molto anche dopo. Sandro Scarrocchia si è laureato in architettura all'Università di Firenze, si è specializzato all'Università di Vienna e a Bologna, l'Università di Bologna, ha preso il dottorato all'Università di Bonn, quindi capite che il suo interesse è veramente centrato sul mondo mitteleuropeo, e l'abilitazione scientifica nazionale con il ruolo di ordinario in storia dell'arte. Già docente di metodologia della progettazione e di teoria e storia del restauro all'Accademia di Belle Arti di Brera, è attualmente docente a contratto ad alta qualificazione di storia dell'arte presso il Politecnico di Milano. Ha fatto parte del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in progettazione architettonica restauro del moderno dell'Università di Palermo, della rete universitaria Giornata della Memoria, dell'Arbeitskreis Theorie und Lehre der Denkmalpflege, molto bene, dell'ICOMOS International Scientific Committee on Theory and the Philosophy of Conservation and Restoration, e di questo non so dirlo, e ha diretto il restauro di Villa Collaredo Mels e l'allestimento del Museo Civico di Recanati con Anacleto Sbaffi, architetto che è qui, ha fatto l'onore di venire direttamente da Recanati. E tra le sue numerosissime pubblicazioni, con Anacleto Sbaffi sempre, Recanati tra mito e museo, poi Albert Speer e Marcello Piacentini nelle 2 edizioni del 1900, Schira, due edizioni del 2000, e del 2013. Ma, sei molto...
presenta. Leopardi e la Recanati analoga, pubblicato nella collana Le città letterarie, da me coordinata con Marco Vitale, e soprattutto, oltre appunto a questi importanti studi su Sperry Piacentini, direi che Sandro Scarrocchia è il massimo esperto, posso dire mondiale o comunque europeo, di Alois Riegler, questa figura fondamentale della storia dell'arte, della scuola di Vienna, e fondamentale per chi studia la teoria del restauro, meglio la teoria della conservazione, di cui ha pubblicato numerosissime pubblicazioni, di cui ha scritto numerosi libri, e in particolare, oltre alla storia dell'arte, Alois Riegler e l'opera di un protagonista della cultura viennese. Inoltre, assieme a Riegler, è anche uno dei massimi studiosi di Max Borchardt, l'altro grande figura storico dell'arte, ma anche teorico della conservazione. Recentemente ha pubblicato un importantissimo volume, anzi sono due volumi, su Camillo Boito, in occasione del centenario di questa figura rilevante, fondamentale della cultura di fine Ottocento in Italia, e un memoriale italiano ad Auschwitz, che ci tiene molto, con Giuseppe Arcidiacono, il memoriale italiano ad Auschwitz nel 2014, e le ultime due pubblicazioni sono un interessante, diciamo, che va controcorrente in questi tempi, libro, volume sul sesto stato, La rappresentabilità del lavoro oggi, pubblicata da Mimesis nel 2020, e l'ultimissimo, il più recente, su un architetto di Bergamo, che è una figura apparentemente secondaria, diciamo non molto nota, è molto più famoso suo padre, Luigi Angelini, autore del piano regolatore di Bergamo Alta, che è uno dei piani regolatori più importanti di quel periodo storico. Il figlio, Sandro Angelini, architetto in Bergamo e conservatore internazionale nel secondo Novecento, che questi studi di Sandro Scarrocchia sono riusciti a far riemergere dalla dimenticanza, mostrandone l'importanza proprio a livello anche internazionale. Cedo quindi volentieri la parola. Allora, grazie dell'invito, grazie a tutti quelli che sono intervenuti in una giornata così, così calda, invece di andare al mare, e grazie ad Alberto per questa bella presentazione, insomma, quasi commosso. Vado subito al punto che è l'oggetto, diciamo, di questa conferenza. Vi dirò che è divisa in tre parti. C'è una parte introduttiva che presenta il ragionamento, il progetto di fondo. C'è una seconda parte, diciamo, che da una parte alleggerisce e dall'altra parte vi dà un compito, cioè quello di partecipare direttamente al piano di riflessione e discussione che fa parte della prima parte. E poi se ci sarà tempo, se ci saranno delle domande e così via, c'è una parte conclusiva che potremmo fare insieme. Posso farle scorrere io? Sì, sì. L'oggetto della conferenza è questa pubblicazione che è stata accennata, che è stata ricordata, che è Albert Speer e Marcello Piacentini. Il presidente di Testa del Novecento, quando è stato presentato il ciclo che oggi è stato ricordato, concludeva, dopo aver fatto l'elenco dei relatori, come non concludere questo ciclo con
Speer e Piacentini, cioè i due architetti più rappresentativi del fascismo e del nazismo. Cioè lì vanno a confluire tutte le riflessioni su l'architettura, il ruolo degli architetti, il connubio tra potere e architettura, la collaborazione e così via di quel periodo che si conclude tragicamente con la Seconda Guerra Mondiale. Quindi carico di responsabilità e carico di implicazioni quello che i tedeschi hanno definito il passato che non passa, no? E anche noi abbiamo un'idea di questo passato che non passa e che riaffiora in continuazione. La lezione, la conferenza, la esposizione del contenuto, diciamo, di questo libro fu fatta nel 2017 alla Fondazione Firpo. Quindi, volendo, si può, è ancora disponibile nel sito della Fondazione Firpo. Quindi oggi io non faccio la ripetizione di quel ragionamento. Ci abbiamo un problema di tempi, fa anche molto caldo, e quindi io mi limiterò a ricordare, a porre l'accento su due aspetti. I due aspetti sono decisamente il problema di come tutto questo complesso dell'architettura fascista e nazista rappresenta un problema di eredità. Quindi fino a che punto, in che termini, come, attraverso quale strategie e così via si attiva o non si attiva una nostra cura. Quindi attraverso quale ragionamento ci si arriva. E l'altro ragionamento è i documenti, ovvero in questo caso i documentari, i film di architettura che ci tramandano la storia di questo passato, che come nel caso dell'architettura di Speer esiste solo in queste rappresentazioni cinematografiche e nelle pubblicazioni, perché di concreto ci è rimasto veramente poco, e quel poco si collega come problema a quello che dicevo prima dell'eredità, del passato che non passa, di cosa fare di questo passato. Ecco, innanzitutto sul libro l'idea di accostare i due personaggi, Piacentini Speer, Speer Piacentini, un confronto problematico, a chiamarlo così è Cesare De Seta, che è il primo che registra, diciamo, l'importanza di questo libro nella storia dell'architettura italiana. Quindi un confronto problematico, un libro abbastanza problematico. Tilma Bundensik, che era il responsabile del ciclo di dottorati che io svolsi a Bonn e di cui questo libro è il frutto, concluse la prima presentazione che feci dell'idea di questo libro: beh, caro Sandro, non ci scommetterei 5 pfennig che tu riesca a portarlo a termine, come dire, c'è un'ipotesi, insomma, troppo non fondata su niente. Il libro è fondato su un interrogativo, cioè di questi due personaggi fondamentali che tutti conoscono. Speer ovviamente è estremamente più un archistar, Piacentini è conosciuto meno, ma va riconquistando un po' di terreno. Insomma, si sono conosciuti, hanno avuto contatti, ci sono state delle relazioni nel tempo dell'asse. Il libro è all'origine, si chiama Die Untermauer und der Achse, l'edificazione dell'asse, cioè si interroga su come questi due personaggi contribuiscono in maniera fondamentale a dare corpo edilizio, e noi sappiamo bene quanto sia importante
l'edilizia in questo periodo, anche perché questa conferenza si svolge proprio in uno di quei monumenti, appunto quanto hanno contribuito a dare corpo ai regimi dentro cui hanno vissuto e di cui hanno condiviso, diciamo, le sorti, no? Tradotto poi, e si interroga sui 5 anni di collaborazione italo-tedesca, 1937-1942, no? Poi c'è lo scoppio della guerra, si ferma al 42 perché Albert Speer nel 42 diventa ministro degli armamenti, nel 42 si ferma l'E42, il progetto più importante che segue Piacentini, cioè l'Expo di Roma, che era in costruzione, e quindi dal 37 è il patto anti-Comintern e l'asse Roma-Berlino. Qui lo vediamo rappresentato in un progetto di autostrada tra Roma e Berlino. Questa è una vignetta sempre sull'autostrada Roma-Berlino, fatta da Hans Stefan, collaboratore di Speer, all'interno del GBI, che era questo grande ispettorato per l'edilizia che Speer presiedeva. Qui vediamo una foto storica di Piacentini con Mussolini e qui Albert Speer con Hitler. In un'immagine che esplicita di più il rapporto proprio sul piano del progetto tra i due, di condivisione tra i due. Qui vediamo un ritratto a sinistra di Piacentini nel suo studio, a destra Albert Speer più in posa di fronte a Arno Breker, che era uno dei due grandi scultori delle imprese millenaristiche hitleriane, insieme a Joseph Thorak. E qui vi dà l'idea un po' dell'idea della scultura, della monumentalità nazionalsocialista, dà anche un po' di idea delle dimensioni, dove si vede un ometto là sulla destra, quello è Arno Breker, e questo era un apparato decorativo per una delle architetture per l'asse nord-sud di Berlino. L'idea di questo del libro nasce anche all'interno di un discorso di storia dell'arte molto preciso, in particolare Wölfing, che nel sentimento della forma italiana e tedesca ricorda la differenza dei caratteri nazionali italiano e tedesco. Qui due immagini sopra i quattro elementi di Ziegler e sotto un grande politico di Pietro Gaudenzi, il primo del 37 e il secondo del 40, che vi dà l'idea di due mondi completamente diversi. Anche il più sprovveduto dei minimi elementi di storia dell'arte capisce, insomma, sopra siamo in un'idea astratta e sotto un'idea piena di riferimenti al realismo e alla storia della pittura italiana del Novecento. Idem, sempre a proposito di sentimento della forma italiana e tedesco, vedete lo Zeppelin in alto, Zeppelinfeld di Norimberga, ovvero la struttura costruita da Speer per le grandi radunate, le giornate del Partito Nazionalsocialista a Norimberga, e sotto vedete un'architettura di Saverio Muratori, della sede dell'Organizzazione Nazionale Fide degli Aviatori del 43, che è ricco di tutta una serie di evocazioni quasi postmoderne, insomma piena scuola romana del 43. Quindi il libro vuole interrogarsi, si pone il problema della questa tensione italo-tedesca. Tensione italo-tedesca che si esprime anche nell'archeologia. Il primo a parlare di questa tensione italo-tedesca è Luciano Canfora. Io i primi suggerimenti, diciamo, di dove andare a ricercare l'ho trovato proprio nel libro di Canfora, dove parla appunto che nel campo della cultura archeologica del periodo si assiste a questo importante confronto culturale, no, tra potenze. Oggi che noi viviamo un periodo
diciamo, analogamente sfortunato, sappiamo cosa significa questo confronto culturale tra potenze, no? Anche se diciamo, la storia non si ripete mai come non si ripete mai due volte nello stesso modo, la seconda volta, diceva Carlo Marx, si ripete come farsa, no? E le vicende musicali degli ultimi giorni danno un po' di idea di questo discorso ancora valido. All'epoca il confronto, lo vediamo, è un po' più diretto, siamo ancora nel 37, a Parigi, tra l'architettura nazista e l'architettura stalinista. L'Italia è di là dalla Senna, di là dalla Senna vediamo il padiglione, lo vedete appena accennato, è il padiglione di Piacentini e Sper, no scusate, di Piacentini e Pagano, che è stato ricordato nella conferenza su Pagano che si è svolta. Però appunto sembra il confronto, lo vediamo qui tra, proprio nel gesto e tra questi due stati. L'altro elemento di raccordo importante è il monumento a Mussolini nella piazza che doveva essere piazza Hitler, poi diventa piazza Mussolini e poi diventerà curiosamente la piazza Theodor Heuss. Theodor Heuss sarà il primo presidente della Repubblica del dopoguerra e grande studioso di Pölzig e di architettura moderna. E qui vediamo che il monumento ex Hitler, poi diventato Mussolini, viene culmina con questa gruppo, con questa scultura di Arno Breker, con la Bereitschaft, la prontezza, ma anche la disponibilità. E a questo si collega una vicenda, adesso qui la voglio fare molto corta, ma insomma che scopre il legame tra Piacentini e Sper. Paolini chiede a Piacentini, insomma, bisogna dare risalto a questa piazza Mussolini che vogliono fare i nazisti a Berlino, e qui c'è uno scambio di lettere dove appunto Piacentini dice: conosco molto bene Sper, abbiamo fatto già il numero di architettura che è dedicato alla Grande Berlino, ma il monumento Mussolini, direi, anche Sper dice di, come dire, di aspettare. E comunque alla fine della guerra sarà i primi a darne notizia saremo noi di architettura in collaborazione con l'architettura, la rivista del GBI e il nazista. L'altro momento di contatto importantissimo è il padiglione tedesco per le 42. Anche questo, appunto, i disegni sono all'Archivio di Stato di Monaco. È un progetto, un disegno abbastanza miserabile, ma era come si svolgevano queste grandiose idee in milioni di metri cubi a cui erano legate, era legato il lavoro forzato nelle cave dei lavoratori forzati e che poi molti dei quali poi andavano a finire nei lager e così via. Quindi non è un'architettura del desiderio come ha parlato Léon Krier, no? Ma si tratta di una architettura molto legata alla vicenda complessiva del nazionalsocialismo. Era un'architettura molto brevi mano tra Hitler e il suo entourage. Appunto, partiva l'ordine e immediatamente a cascata veniva il problema di un'esecuzione che non ci aveva intoppi in sostanza. Qui vediamo una visione aerea di quello che sarebbe stato l'asse nord-sud 11 km, est-ovest 5-6 km e al centro del quale c'è la Grosse Halle, che è questa grande sala per le celebrazioni, la adunata del Partito Nazionalsocialista a Berlino, che avrebbe dovuto contenere da 180.000 a 250.000 persone, 23 volte San Pietro. San Pietro, la chiesa cattolica romana, e qui a proposito del discorso della progettazione lampo, sulla sinistra vedete una strana forma lì, sembra una specie di, non so, proprio tutta a sinistra centrale è l'Expo di Berlino che si sarebbe dovuta tenere negli anni 50. Di cui appunto io
ho ritrovato questi schizzi di Wolfgang Schelkes, uno dei tre collaboratori più stretti di Speer insieme a Stefan e a Rudolf Wolters. Rudolf Wolters, quello più amico di Speer, quello che lo aiuterà a redigere i ricordi da Spandau, di cui parliamo. I viaggi, faccio un altro breve cenno a questo, poi mi taccio, chiudiamo la prima parte. La differenza tra i due personaggi, Piacentini e Speer, appare soprattutto da questo, sempre all'interno di questo confronto tra Italia e Germania. Chi ha la più voce in capitolo, anche in questo campo dell'architettura. A un certo punto Speer fa dei viaggi e di cui nei ricordi non parla, non a caso, e di cui invece io, appunto, essendo entrato in contatto con Schelkes, ho ritrovato queste foto. Qui lo vediamo a Speer a Piazza San Marco a Venezia, e qui lo troviamo a Urbino. Questa foto di Urbino è curiosa perché non nei ricordi del Terzo Reich, ma nei diari da Spandau parla di un sogno in cui lui pensa di essere stato a Urbino. Invece non è un sogno, perché lui a Urbino c'è stato veramente, e qui appunto è il suo ricordo. Tutto diverso è il rapporto con la Germania di Piacentini. Piacentini, quando va, allora, il confronto tra i due è dato solo da questa idea della confluenza politica nel momento dell'asse, nel 37-42, perché i due personaggi potrebbero essere stati padre e figlio. Quando Piacentini mette mano a tutte queste architetture degli anni 30, ha già 50 anni, Speer ce n'ha appena 30, quindi potrebbe essere completamente, tranquillamente il figlio. Piacentini 1882, Albert Speer 1906. Tutto diverso è l'approccio di Piacentini. Qui lo vediamo un taccuino, nei suoi taccuini, gli appunti da Düsseldorf, e vediamo il grattacielo di Wilhelm Kreis a Düsseldorf, che è ripreso e schizzato gli appunti da Piacentini. Per quale motivo? Qui è l'altro, una sala di esposizione per l'arte, di cui appunto ci rilascia anche qui lo schizzo. Quando Piacentini compie questi viaggi, ha alle spalle già la costruzione di un pezzo di città, che è Bergamo. Qui la scorro molto rapidamente, il centro nuovo di Bergamo è il centro piacentiniano, con tutta questa formazione che viene dal mondo delle arti applicate ottocenteschi da parte di Piacentini. Piacentini è stato l'architetto rappresentante dell'Italia a San Francisco nel 1915, e grande costruttore romano. Gli amori di Piacentini sono Theodor Fischer, dice manca una R, quindi un moderno classico di cui Albert Speer, nei suoi ricordi e nei rapporti che ha con Joachim Fest, questo importante pubblicista tedesco che lo aiuterà in tutta la sua carriera post-guerra di scrittore. Speer candidamente dice a Fest di non sapere di questo periodo tra gli anni 10 e 20, di cosa succede nell'architettura, anche se lui è allievo di Tessenov. Mentre invece Piacentini sa molto bene cosa succede in questo periodo e apprezza questi personaggi, e questo Fischer, di cui apprezza molto l'architettura, viene indicato da Max Dvořák nel Catechismo dei Monumenti e in una relazione del 1912 come un architetto tedesco importante di una svolta non antimodernista, una svolta modernista in senso classico. Quindi qui alcune opere di Piacentini, e vi richiamo l'attenzione su Piazza della Vittoria a Brescia, dove vedete che sulla sinistra, Piazza della Vittoria a Brescia, quello in fondo è il Palazzo delle Poste, questo a destra è l'Arengario, e a sinistra c'è questo grattacielo, che è il grattacielo dell'INA, dell'assicurazione,
dove vedete che la conclusione qui in alto è una citazione diretta del grattacielo di Wilhelm Kreis a Düsseldorf. Quindi questo è un altro momento importante dell'affermazione di Piacentini, sarà questa realizzazione di via Roma a Torino, la via più importante che c'è subito all'uscita della stazione verso Piazza San Carlo. Esatto, ho sfondato di 7 minuti sulla prima parte. A questo punto possiamo far vedere ci sono 5 spezzoni di film che sicuramente alleggeriscono un po' questa esposizione. Questi documenti sono molto importanti. Per quale motivo? Perché in qualche modo coinvolgono assolutamente lo spettatore nella loro gestazione. C'è fin dall'inizio il coinvolgimento del pubblico, quindi non c'è solo un'idea di mobilitazione del pubblico. Ecco perché io parlo di archifilm e film architetture. Gli archifilm è l'idea di Raghianti, dei critofilm. Raghianti negli anni 50 produsse tutta una serie di film di critica dell'arte attraverso il film. Quello è il critofilm, cioè il film come uno strumento didattico, pedagogico di rapporto con la storia dell'arte. L'archifilm invece è un film in cui si crea un condensato dove non si sa dove finisce l'architettura, dove comincia il cinema e dove inizia il cinema e dove inizia l'architettura. C'è una fusione tra queste due cose. E cominciamo con La città di domani, che è il primo film di urbanistica del 1930. Fu salutato dai due maestri, dai due direttori della rivista Der Städtebau tedesca, L'urbanistica, come un grande successo. Era dalla metà degli anni 20 che gli urbanisti volevano fare un film d'urbanistica. Che cos'è? Vedete qui un trenino che passa, quindi c'è questa cosa di animazione, no? Adesso a noi ci fa ridere questa cosa qui, però. E l'altro elemento importante è la mano che disegna, no? Quindi il film parte da tutta una denuncia della crescita urbana caotica, antigenica, con i pericoli del traffico, le case malsane, tutte queste cose. E invece la possibilità da parte delle amministrazioni di pensare a una città razionale, oggi diremmo ecologica, no? E vedete come è costruito il film attraverso un'importanza a elementi della vita quotidiana, no? Gli orti, le galline, i bambini, il tempo libero, il sole. I giochi. Ecco, questo ci serve come riferimento per avere l'idea. Passiamo un secondo. Il film aveva l'uso di questi elementi come statistiche, dove facevano vedere gli abitanti per metro quadrato, gli abitanti per stanza, quindi faceva vedere come poteva nascere la città razionale, la città satellitare, che permetteva uno sviluppo completamente salubre. No. Questo
questo è la parola di pietra, alcuni frammenti la parola di pietra da svolto. La parola di pietra quindi importante, che aveva già partecipato con ha partecipato al film su Augusto a proposito della tensione italo-tedesca, romano-germanica, e il film di Rupli è un film d'architettura, un film d'architettura fatto sui modelli. Io qui ho messo i frammenti che riguardano Berlino. Il dispaccio di Hitler che dice che tutte le amministrazioni nazionalsocialiste, tutte le autorità nazionalsocialiste si sarebbero dovute sottoporre ai dispacci del GBI, del General Bauinspektor di Albert Speer, del 1940, e riguardavano Amburgo, Monaco, Linz, la città di Hitler, Norimberga e Berlino. Albert Speer era responsabile per Norimberga e Berlino. Questo è il Rundeplatz, praticamente una delle uniche edificazioni dell'asse nord-sud-est-ovest, dove sorgeva anche la sede dell'Accademia delle Belle Arti, che era la sede del GBI. Di rimpetto poi ci sarà l'altra sede del comando militare del ministero di cui Speer diventa responsabile nel 42. Questo film, questa piazza non esiste. La funzione di questo film è di renderla reale. Se la sai, questa letta piccola, metterla là dove. Ah no, io pensavo, non va sotto il letto. Ah, non si sta mica. No, la scheletra piccola. No, non lo so se sarà fatta. Sì, se la faccio. Forse te la faccio. Sì, stava là su. La scrittura sono sempre di anno breve. Questa è la Reichskanzlei, che è la costruzione finita di esperti di cui si vanta un impegnato anche temporale oltre che per le dimensioni. E qui è anche importante l'uso dei modelli, perché c'è questa sovrapposizione di piano reale, della Berlino reale e della Berlino del modello. Infatti in qualche sequenza si vede come le persone a passeggio sul marciapiede vanno a finire sotto il marciapiede della nuova cancelleria del Rai. E quindi è questa inframmissione di reale e verosimile film. C'è la corrente interna, sempre con le strutture.
adesso. Avanti, avanti. Se l'ospite entra con la luce spenta. Mi spiace. Mi spiace, dovrei accoglierti meglio. Com'è? Tutto a posto, tu? Vado su, lascio queste cose. Sì. Ricordo le scarpe. Togli le scarpe. Ormai conosci. Quando vuoi. Sono di casa. Sono di casa, quando vuoi. Andiamo a togliere questa rubascia. Hai preso due lenzuoline? Bravo. Mi stavo guardando cosa. Si vede che c'è stato una... La funzione di... annullare perché non compro un'intrusione di quel che hai preso la sala dei mosaici alla Regna. C'è uno che sta parlando, è uno dei casi che sta parlando e se, lo sentono tutti. Va bene, vediamo l'altro. Questa è la costruzione di Adolf Hitler, di Walter Hege, e di cui esiste una versione dell'Istituto Luce, quindi è anche doppiata. Ora, piccola parentesi, per trovare questi materiali io diventai matto all'epoca, mentre invece voi oggi trovate tutto su internet, quindi voi li potete avere tranquillamente per esteso nella loro completezza. Questo di Walter Hege è... invece è un capolavoro. L'organetto che si sente sotto non c'entra niente con il film di Walter Hege. Walter Hege studia al Bauhaus, è una figura anche lui molto capace. E il film è un costrutto proprio dell'idea che sta alla base, l'incarnazione del discorso di Hitler, che appunto l'edilizia esprime la quintessenza del potere di affermazione del nazionalsocialismo, quindi del Cavaliere di Bamberga, che è il simbolo, diciamo, di questo della germanità, del Deutschtum, no? Dell'essere tedesco. Quindi c'è un registro storico, il barocco di Würzburg, i periodi alti, diciamo, dell'arte tedesca, il classicismo di Schinkel, l'Alte Pinakothek di Berlino, nell'Isola dei Musei, qui sarebbe importante anche il commento musicale che si sente, che voi non riuscite a sentire. Questo è importante. Il Bauhaus come periodo di decadenza, di cui la musica un po' negra sottolineava. E poi dice, questo tempo ormai è passato, con Hitler ormai si pone il problema di un'arte che superi i secoli. Qui sono i rifugi della gioventù nazionalsocialista. Sì.
I castelli dell'ordine sono castelli, cioè sono organi di organizzazioni sociali, anche questi ostelli. Corrispondono un po' alle nostre, come tipologie, le nostre colonie. No? Questo è il Ministero dell'Aeronautica, che poi diventerà sede del Partito Socialista nella DDR, un enorme complesso di uffici, il Ministero dell'Aviazione. Questa è la costruzione delle autostrade e questa era in mano all'organizzazione Todd, un ingegnere estremamente capace, pure lui scompare improvvisamente e anche tutta questa responsabilità dell'organizzazione Todd va a ricadere sotto le responsabilità di Albert Speer. Per cui abbiamo la costruzione dei ponti. La costruzione dei ponti è un tema molto caro a Alberto Cassani. Ci saranno delle figure importanti come Tams e Paul Bonatz, che insomma si cimenteranno in queste imprese, quindi anche opere importanti da un punto di vista tecnico. Questo è il Think Theater, teatro, il teatro Think di Berlino, che ancora esiste e fa parte del movimento dei teatri all'aperto, e questo è uno dei più importanti. Questo invece è lo stadio di Berlino, che è stato di recente ristrutturato, ma di cui l'impianto è stato salvaguardato, che è un'opera che fu ristrutturato da Albert Speer. Questo è Torak, lo Kolbe, scusate, un altro degli scrittori importanti. Thank you.
E queste sono alcune immagini delle Olimpiadi del 37, 6. Questa è la casa dell'arte tedesca, importante opera di Troost, un architetto che la casa dell'arte, in cui si svolsero le famose rassegne di arte tedesca e quella celebre sull'arte degenerata, nel 37, dove si stabilì sono la cesura e quindi la svolta che il nazismo doveva imporre. Questi sono i tempi ai caduti di Monaco di fronte alle due case di rappresentanza del partito, dove oggi c'è dentro l'Accademia delle Arti di Monaco. E questi due sacrali, diciamo, hanno un grande potere simbolico, dove si vede appunto la fusione tra il soldato e la colonna. Dietro quella architettura che si vedeva neoclassica in fondo era Leo von Klenze, e questa è l'esposizione di Parigi con la casa, il padiglione tedesco. In fondo a destra si vede il padiglione italiano, si è visto un scorcio. E questa è la conclusione, molto importante, perché qui ci sono alcune riprese delle giornate del Partito Nazionale Socialista, partono dalla Luitpoldhalle, questo prima il campo di Zeppelinfeld costruito dal nazionalsocialismo, e poi c'è l'immagine conclusiva invece dalla Luitpoldhalle, che è un monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale, dove si svolge la celebrazione finale, dove si ribalta dove il Partito Nazionale Socialista, diciamo, si riappropria per la memoria della prima guerra mondiale. L'altro elemento importante è questo uso delle bandiere, dove questi quinte architettoniche avevano la funzione di raccogliere la giornata, il corpo del Partito Nazionale Socialista, e le bandiere diventano questo elemento di autoaffermazione e diventano un elemento fondamentale dell'architettura. Albert Speer l'aveva sperimentato nelle giornate del 1° maggio a Berlino, quando i nazionalsocialisti, subito dopo la presa del potere, trasforma la giornata del 1° maggio da giornata dei lavoratori
a giornata del lavoro inteso nel senso nazionalsocialista, dove per la prima volta costruisce questi grandi pennoni in forma di bandiera, da cui Leni Riefenstahl, su cui Leni Riefenstahl impianterà i suoi meccanismi di ripresa, da cui poi riprenderà il giorno del il trionfo della volontà, cioè per esempio, il film più importante di Riefenstahl su queste giornate del Partito Nazionale Socialista, dove insomma, cioè, vengono organizzate delle quinte di ripresa, delle riprese vengono ripetute più volte in modo che vengano estremamente efficaci. Questo l'ho lasciato integro. Adesso passiamo alla questo qui delle costruzioni di Adolf Hitler, l'avete visto, non ci sono i modelli, ci sono le architetture. E avete visto tutto lo sviluppo storico che abbraccia questa affermazione, l'affermazione di questa architettura. Adesso vediamo, passiamo alla versione italiana di questa cinematografia architettonica. Camerati, benvenuti nel nostro villaggio. I miei 1500 compagni di lavoro e io siamo contenti di ospitarvi. Vivrete una giornata con noi e vi sentirete subito in famiglia, perché non siamo usi a far troppe cerimonie. Grazie.
torta di mortadella non si la tengo. No, no, no. Anche a me. E dai un letto.
Dama. Il duce visita la scuola centrale di tiro della milizia contraente. Conclusione di questa parte è vado avanti, sì.
è il questo eccoci di fronte alla struttura, alla forma, al profilo di un'altra città immersa in una specie di grigia luce lagunare perché intorno ci sia una stupenda macchia mediterranea. Si tratta di Sabaudia. Quanto abbiamo riso noi intellettuali sull'architettura del regime, sulle città come Sabaudia. Eppure adesso, osservando questa città, troviamo una sensazione assolutamente inaspettata. La sua architettura non è niente di irreale, di ridicolo. Il passare degli anni ha fatto sì che questa architettura di carattere littorio assuma un carattere, diciamo così, tra metafisico e realistico. Metafisico in un senso veramente europeo della parola, se ricordo, mettiamo questa architettura metafisica di De Chirico. È realistico perché, anche vista da lontano, si sente che le città sono fatte, come si dice un po' retoricamente, a misura d'uomo. Si sente che dentro ci sono delle famiglie costituite in modo regolare, delle persone umane, degli esseri viventi completi, interi, pieni nella loro umiltà. Come ci spieghiamo un fatto simile, che ha del miracoloso? Una città ridicola, fascista, improbabilmente ci sembra così incantevole. Bisogna esaminare un po' la cosa, cioè Sabaudia è stata creata dal regime, non c'è dubbio. Però non è niente di fascista in realtà, se non alcuni caratteri esteriori. Allora io penso questo, che il fascismo, il regime fascista, non è stato altro in conclusione che un gruppo di criminali al potere. E questo gruppo di criminali al potere non ha potuto in realtà fare niente, non è riuscito a incidere, nemmeno a scolpire lontanamente la realtà dell'Italia. Sicché Sabaudia, benché ordinata dal regime secondo certi criteri di carattere razionalistico, estetizzante, accademico, non trova le sue radici nel regime che l'ha ordinata, ma trova le sue radici in quella realtà che il fascismo ha dominato tirannicamente, ma che non è riuscito a scalfire. Cioè è la realtà dell'Italia provinciale, rustica, paleoindustriale, eccetera, eccetera, che ha prodotto Sabaudia e non il fascismo. Ecco, questo è il giudizio di Pasolini nella forma della città, che è un documentario per Rai 3 del 73, se non sbaglio, trovate anche questo su internet, che è bellissimo. E questa è la seconda parte, la prima parte si svolge sotto Orte, in cui lui spiega a Ninetto Davoli cos'è l'urbanistica, la storia dell'architettura, qual è il disastro dell'età contemporanea nei confronti all'eredità storica dell'insediamento della cultura architettonica italiana, e poi si trasferisce a Sabaudia e dà questo squarcio sul periodo che ci interessa, su appunto sul problema di come farci un'idea di come in qualche modo rapportarci a questo passato. Ecco, io ve l'ho proposto in questo senso perché secondo me è del 73. E come dire, è un giudizio di valore che sfonda, no, questa la genialità di Piacentini, cioè, possiamo leggere tutti i libri di storia dell'architettura, di critica che ci pare, questo è uno dei più illuminanti, in sostanza, che può guidare che cosa? Guidare quello che noi dobbiamo fare o non dobbiamo fare nei confronti di questa eredità. E per quale problema? Perché appunto si tratta di un passato che non passa. Se mettiamo quell'immagine, vi faccio vedere un caso emblematico, che è quello della Piazza della Vittoria di Brescia. E poi io direi... Piazza della Vittoria Brescia, dove alcuni qualche anno fa c'è attivata una discussione su
se la statua di Arturo Dazzi dell'era del fascismo doveva essere ricollocata, in quanto la fontana rimaneva senza una conclusione. In sostanza si è attivato un certo dibattito e il dibattito si è concluso secondo me in maniera estremamente positiva. Qui vediamo in tutta la sua efficacia l'alto edificio costruito da Piacentini con la citazione di William Kreis in cima, in sostanza. E come si conclude? Che fare della fontana? Come completare questa piazza? Che comporta, come dire, tutta la compagine cittadina che si anima, no? Culturale, politica, i vari valori in conflitto che vengono in conflitto in un luogo preciso su un argomento specifico. E qui viene fuori il ruolo dell'arte come componente importantissima, diciamo, per la risoluzione, insomma, per una l'arte che dà un contributo fondamentale a come ripensare questa eredità, sia quando interviene così in maniera diretta con Mimmo Paladino, a cui è stato, diciamo, commissionato questo di cui è stata, diciamo, accolta questa scultura che completa la piazza, ma anche indirettamente attraverso dei contributi che l'arte dà indirettamente, che illuminano, un po' come nel giudizio di Pasolini, illuminano i problemi che magari attraverso le altre discipline, la storia dell'arte, la storia dell'architettura, l'urbanistica, la storia, lo studio delle fonti e così via, non si riesce in qualche modo a comporre. Io farei una pausa e... Qui si vede il confronto. Questo è il confronto tra, appunto, la parte storica e la nuova e la soluzione contemporanea. Nella fontana. Sulla fontana. Vedi? Lasciamo poi il giudizio estetico sulle due statue, quella di Arturo Dazzi, soprannominata il Bigio, no? Come la chiamano a Brescia? Che poi è ancora in magazzino. E poi sì, c'è stato questo dibattito se mettere o rimettere, poi è stato questo intervento di arte contemporanea. Se qualcuno vuole fare qualche osservazione, siamo pronti per la discussione. Se no, partendo proprio da Pasolini, diciamo che il giudizio del 73 di un intellettuale come lui metteva un po' in discussione quello che gli intellettuali di sinistra, perché sappiamo che l'intellettuale è di sinistra, hanno fatto dal 45 in poi, cioè hanno ridicolizzato questo tipo di architettura e l'eredità scomoda, no, di cui parlavamo è stata messa. Lui forse per la prima volta dice no, questa non è una cosa ridicola, ma è una cosa che ha molto fascino, per quanto dica non ha niente di fascista. Allora io chiedo al professor Scarrocchia, l'architettura italiana, in cui Piacentini è interprete dagli anni 30 al 45, poi anche dopo, perché sappiamo che Piacentini poi si riciclerà come architetto anche nel dopoguerra, a differenza di Sper, che invece farà la prigionia a Spandau, e quello che forse Pasolini voleva intendere è che un'architettura questa italiana o latina forse, che viene portata avanti dal fascismo come fenomeno, diciamo, temporaneo, non esprime niente di peculiare rispetto a quello che voleva essere l'ideologia fascista. Questo un po' mi sembra il giudizio suo, soprattutto contrastato al disastro, in contrasto col disastro del dopoguerra, di cui parlano lui con Minetto Davoli, dice dopo gli architetti di regime ci sono stati i geometri che hanno fatto un po' il disastro di tutto quanto. Non so se c'è qualche altra domanda. Ah,
Qualcuno vuol dire qualcosa? Possiamo mettere la parte terza che faccio vedere delle cose? Sì. Che sono passate, no? Sì, io adesso non saprei esprimere meglio di Pasolini e il discorso sull'importanza storica di questa architettura. E vi vorrei proporre un'altra serie di argomenti in modo da non ripetere, diciamo, quello che è stato un dibattito degli anni, insomma, dopo la mostra sugli anni 30 di Milano, insomma, le varie gli studi che ci sono stati negli anni 80, 90, e poi, diciamo, la cosa si è affievolito come interesse per questo periodo storico, le grandi mostre sugli anni 30. No? Infatti l'editore ha messo il totalitarismo negli anni 30, quindi c'è il totalitarismo negli anni 30 come periodo che si, insomma, che si era imposto a livello critico, storiografico. Io direi di vedere anche come l'Italia e la Germania ripensano il loro passato storico. È scomodo, no? Nel senso che la Germania ha una legge e noi siamo invece molto più, come dire, combattuti in questa cosa. La Germania ha distinto, quando si è riunificata, ha fatto una legge in cui i simboli del fascismo, del nazismo e del comunismo sono fuori legge. E quindi la Germania federale, la Bundesrepublik riunificata, prende le distanze da comunismo e fascismo. E l'Italia ha una storia diversa, la storia non si cancella, si può manomettere, così via, però la storia è storia, quindi il lavoro deve continuare come? Studiando, ragionando, confrontando le idee. Come è andato avanti questo lavoro in Germania e in Italia? Vi faccio vedere alcune cose. Speer è diventato una star con le memorie del Terzo Reich, i diari da Spandau, il libro d'architettura, lo vediamo a destra con il suo libro d'architettura, dove va fierissimo perché viene addirittura rivalutato come architetto. Interviene direttamente, contribuisce nella discussione con un libro spartiacque della storia dei totalitarismi, che è La nazionalizzazione delle masse di George L. Mosse. No? Un libro fondamentale in cui c'è un capitolo della storiografia del Novecento, viene fatto da questo libro, dalla discussione su questo libro. E tra i due c'è un lavoro insieme con Fromm, con Erich Fromm, La distruttività umana. C'è un intervento diretto di Albert Speer, un contributo in qualche modo riconosciuto da Fromm addirittura. Simon Wiesenthal, il cacciatore di teste di nazisti, che in qualche modo è debitore, no? Lo ringrazia Speer nei suoi i girasoli. Cioè cose incredibili, no? Fin quando appare il giudizio, questo giudizio di Primo Levi, fondamentale nello scambio che lui fa con Hedy Schmidt, la sua amica, che una figura importante del Partito Socialdemocratico, che entra nell'area di Speer, va a trovarlo, ma la seconda volta rimane basita perché questo Speer gli sembra tronfio, insomma, no? Come proprio in questa figura dell'uomo che si è non solo riabilitato come nazista e così via, ma anche come architetto, quindi proprio la quadratura del cerchio totale. No? E il giudizio di Levi è che appunto si rappacifica con la sua amica che aveva capito che il silenzio di Levi nei confronti di Speer era di giudizio negativo, dice, quindi siamo passati ad altro, al caso Moro e altre cose. E cosa resta di Speer? Restano le lanterne, i cui primi a studiarle saranno Mittig e Erding,
Herding è il professore che mi ha invitato a un congresso di storia dell'arte dove io ho cominciato all'inizio a ragionare di queste cose, che scrissero Le lanterne di Albert Speer e entrarono in polemica con Buddenzig, che diventerà il professore mio, diciamo, relatore, padrino di tesi di dottorato. Lo stadio olimpico ristrutturato e le colonne, quelle che avevamo visto nel monumento a Mussolini, che stanno, se non mi pare, stanno in una stazione delle merci a Stoccarda, se non ricordo male. Piacentini è tutto un altro argomento. Questa è Via della Conciliazione, che è considerata da alcuni importanti studiosi in Solera come l'abominio dell'architettura. Questa qui è una fotografia del 50 di Franz Stelé o Frene Stelé, allievo di Dvorak, a Joseph Plečnik. Dice: sono stato a Roma, ho visto Via della Conciliazione, un intervento molto, molto ben riuscito. Stiamo parlando di Stelé e Plečnik, due figure insomma, di tutto rilievo. Qui vediamo Piacentini a Ferrara, nella piazza del Duomo, con un'architettura insomma, di tutto rispetto. Dopo la guerra, anni 50. E qui vediamo il Metropolitan a Catania, dove ritorna l'architetto con tutta quella formazione che ci riporta un po' all'Ottocento, al Déco, no? Quindi è una cosa completamente, completamente diversa, insomma, no? Come poi i film che abbiamo visto, no? Con quello come Inizio della Civiltà, con tutta quella stratificazione di rimandi che c'è nel film, no? Dopodiché inizia i confronti dei tedeschi e italiani con le due figure. Qui vedete a destra la monografia di Brechten, che è direttore dell'Istituto di Storia di Monaco, una grande monografia dove c'è un capitolo dedicato ai film, e recente, del 2017. E a destra vedete il film di libro di Matthias Schmidt, Speer, la fine di un mito, dell'82. È il primo che comincia a martellare, a distruggere la figura che Speer costruisce di se stesso, in sostanza, nell'82, dove il libro veniva considerato come maldicenza di sinistra. E poi invece, piano piano, tutti... insomma, le conclusioni di Schmidt stanno dentro e riconfermate da Magnus Brechten. Marcello Piacentini, insomma, da noi è stato fatto oggetto di grossa considerazione via via, e addirittura dai tedeschi, da Christine Bese, allieva di Bodenschatz, che ha scritto un importante lavoro sull'urbanistica italiana nel tempo, nell'era fascista, è un grosso studioso di comparatistica dei regimi totalitari, e l'allieva appunto ha fatto questa monografia su Marcello Piacentini, urbanista, di circa 600 pagine, e con questo Piacentini sfonda nell'ambito della cultura tedesca, dove il suo nome è pressoché sconosciuto, tant'è che Wolters, quando nel dopoguerra viene a Brescia, annota di aver visto questa città molto importante dell'epoca di Mussolini, ma non si ricorda neanche chi l'ha fatto. Wolters è il braccio destro di Albert Speer. L'architettura viene fatta oggetto di grandi interpretazioni, adesso ho citato solo Abensur e Michaud, ma c'è stata una bella conferenza che ha fatto Alberto Giorgio Grassani su Elia Scanetti, che rilegge Hitler in base a Speer, quindi rimando a quello che ha presentato lui.
ma soprattutto a John Galbraith, che nei name dropping, facce note, parla di Speer come della figura di cui gli americani ci hanno bisogno per in qualche modo entrare in contatto, riuscire a rendere plausibile una collaborazione con i tedeschi in tutto il dopoguerra. E a destra invece vediamo il lavoro Dialoghi con Albert Speer di Joachim Fest, il suo editor, che si conclude con Albert Speer ci ha preso tutti per i fondelli. Ma Albert Speer sfonda in Italia, con qui abbiamo un segreto dei composti, Paolo Lombardi, un psicoanalista, che insomma viene preso anche lui, colpito insomma da questa figura. A destra invece Vivarelli, che io non conoscevo, ma mi ha scritto in seguito a questa presentazione che fate, è un artista di Verona, e che vede appunto, mi ha mandato queste immagini proprio sulla Grosse Halle, nel senso che lui ha fatto dei disegni e così via, quindi della presenza in Italia di questa figura. L'altro è Christian Fabbri, che è in sala, io non lo conosco di persona, ci siamo scritti, che è autore di una pièce teatrale dedicata ad Albert Speer, sull'onda di importanti precedenti, che è Esther Wheeler, che pure ha fatto un lavoro, adesso non so se, come dire, simile a un'altra pièce teatrale dedicata a questa figura. Ma l'architettura di Speer compare dentro il film Il colore della vittoria di Jesse Owen, no? Un bel film sul campione nero della corsa alle Olimpiadi del 36. E appunto l'edizione di Esther Wheeler del 99 è questo progetto nato per allestire questo dialogo tra Speer e un'importante figura della DDR, dell'ex DDR, nel 1980, nella sede dell'Accademia di Belle Arti, che era la sede dei modelli e del GBI, poco prima che venisse riallestita e ridiventasse la sede dell'Accademia di Belle Arti nella Germania riunificata. Un progetto molto importante che poi addirittura va a Londra, quindi Speer in London, con Carl Maria Brandauer, che è il... e qui ovvio si apre un intreccio di rimandi al Mefisto di Klaus Maria Brandauer, che è la figura simbolica che compare un po' nella difesa di Speer, insomma, dei duci rispettivi, Hitler e Mussolini, se sono stati i Mefisto che hanno traviato i due architetti, in sostanza, no? Qui la Grosse Halle, che compare nel film che Martin Wagner ha fatto del backstage della pièce teatrale fatta a Londra. Nella pièce di Londra vedete che fanno uso del film che abbiamo visto, da Schwarzstein, del fotogramma, quello con la fontana che zampilla. E qui invece è il film dedicato alle memorie del Terzo Reich, quindi parliamo di star cinematografica, con Rutger Hauer, che sarebbe il protagonista di Blade Runner. Per Piacentini, superstar, direi meno. Se voi andate su internet si trova poco, proprio zero rispetto a questo, come dire, profluvio speriano. Pennacchi, che fa sua non l'architettura Piacentini, ma l'architettura, diciamo, piacentiniana, quella che è l'architettura spersonalizzata, no? La quintessenza dell'architettura Piacentini sarebbe quella della spersonalizzazione, la ricerca della spersonalizzazione, come l'ha definita molto bene Mario Lupano, no? E di cui Pennacchi, lo scrittore, è scomparso da poco, di recente,
in qualche modo, sia nel suo fascio comunista e sia in Canale Mussolini, ricostruisce un po' il valore, no? Da un punto di vista letterario. E qui invece una piccola pièce teatrale su Piacentini nel Centro Piacentiniano. La pièce non può competere assolutamente con Carl Maria Brandauer, no? E anche penso con Christian Fabbri, che ci ha lavorato su, nel senso che c'è anche un suo opuscolo di cui ho messo un libro, Nella collana di Paolo Portoghesi, cioè quindi una riflessione. Qui c'è stato però una cosa interessante del teatro a mort, sul luogo, cioè nel Centro Piacentiniano. E con un minimo di discussione dal pubblico interviene Massimo Caprioli, che io non so proprio chi sia Massimo Caprioli, ma sicuramente sarà una figura importante di quelli che hanno riattivato il Centro Piacentiniano, con un riferimento musicale a Sebben che siamo donne, che non so cosa accidente c'entri, ma insomma, per dire che c'è qualche tentativo in questo senso. La ricezione architettonica, perché qui è Max Dudler che per spiegare al Politecnico di Milano questo suo importante pezzo di città costruito in Svizzera, ha fatto riferimento a via Roma, a Torino, di Piacentini. Saltiamo. Ecco, quello dove volevo andare a finire è come si fanno i conti con questa realtà o eredità. A Norimberga, in sale espositive che sono state adibite a museo nel centro del giornale del Partito Nazionale Socialista, in quello che è rimasto, si è svolta questa rassegna su Albert Speer nella Repubblica Federale Tedesca, dove tutta l'opera, nel senso di Matthias Schmidt, di questa costruzione che è stata fatta, questa leggenda che è stata costruita, veniva smontata e rappresentata da un punto di vista espositivo con didattico. Questa invece è l'esposizione che è in una delle stazioni della metropolitana a Berlino e che durerà alcuni anni, una mostra molto ben fatta dove viene ricostruita la nuova capitale del Reich, come sarebbe dovuta diventare Berlino secondo questi progetti, e dove qui appunto viene anche qui ricostruita l'opera di manipolazione, di ideologica, di presentazione di tutta questa attività, che comunque avrebbe significato la distruzione della Berlino storica e la edificazione organica a un sistema politico e soprattutto militare totalmente diverso. E anche qui, quindi, con tanto di locandine e strumenti didattici per la discussione, cose che a noi ci mancano. Chiuderei con questo giudizio di Purini, che rivaluta alla grande l'opera di Piacentini. Purini considera la città universitaria di Roma, anche questa coordinata da Piacentini, in cui c'è l'importante istituto di fisica di cui ci ha ricordato la relatrice di Pagano, no? Purini lo considera un'opera architettonica, un pezzo di città molto importante, e ovviamente nel contesto storico. Aimaro Isola dice: ha ragione Purini, e addirittura mette in collegamento con Purini altri due personaggi importantissimi dell'architettura italiana del dopoguerra, come Ernesto Nathan Roger e Saverio Muratore. Di tutto questo noi non abbiamo il corrispettivo museale, delle strutture didattiche dove tutto questo venga presentato, ma non in maniera polemica, strumentale e così via, ma semplicemente come frutto del lavoro critico e storico. E quindi chiudo con questo, che è una installazione di Yoko Ono, We Are All Water, e che riprende una sua lirica
del 1972, e poi con cui lei e Yoko Ono fanno anche un pezzo. Non so se l'avete sentito, se qualcuno non c'è la più pallida idea di cosa sia, ho due pezzetti da farvi sentire, perché è inverosimile, è il trash rock più trash che si possa immaginare, in cui Yoko Ono canta, stona, e John Lennon suona la chitarra da Dio e salva, insomma, le due cose sono assolutamente spettacolari. E qui We Are All Water, cos'è? Sono ampolle in cui ci sono i visitatori, mettono i nomi, e qui abbiamo Albert Speer tra René Magritte e Winston Churchill. Italiani non ci sono, c'è Pirandello però due volte, e io lì avevo fatto la proposta di Marcello Piacentini, come ho scritto io il pezzetto di Piacentini, nel senso di Purini e Aimaro Isola. E questo a riprova di come l'arte può aiutare il rapporto con questa eredità scomoda e difficile, non vederla come una cosa immutabile e ferma, ma invece come un campo da occupare, e anche in maniera con delle strutture di presentazione, quindi anche istituzionali, pensate in modo nuovo, in cui il contributo dell'arte sicuramente è fondamentale. Bene. Tantissimi spunti, mi pare proprio anche troppi, tanti che siamo un po' scioccati. No, se ci sono delle domande, ci sono delle da parte del pubblico, abbiamo ancora un'ora, abbondante. Io volevo solo dire una cosa. Sulla via della conciliazione. Secondo me via della conciliazione ha fatto un errore clamoroso, cioè ha distrutto la grandiosità del colonnato di Bernini e della... l'aveva già distrutto Maderno, perché aveva fatto questa facciata lunghissima, ha distrutto la centralità della cupola bramantesca e poi michelangelesca. Però cioè, l'effetto di sorpresa che si aveva con la spina di bordo era una cosa straordinaria. L'idea che si debba sventrare, si debba far vedere da chilometri di distanza, sminuisce la grandiosità del progetto di Bernini, ma questo era solo un inciso. Era interessante nella memoria del terzo Reich di Speer. Speer non si capisce bene, anzi si capisce, probabilmente lui costruisce tutto il suo personaggio, no? con grande abilità, dichiara la fascinazione che subisce da Hitler in un modo quasi imbarazzante, no? E prima aveva subito la fascinazione di un personaggio meno pericoloso, molto meno pericoloso, che era Tessono, una figura importantissima, cioè un altro Adolf Loos, diciamo, nella storia, per chi insomma, sono molti architetti, quindi lo sanno. È una figura sempre, cioè che si pone nel solco della tradizione dell'architettura con molta modestia, senza apparire nelle storie dell'architettura, se non, diciamo, primi che l'hanno riscoperto sono stati Giorgio Grassi e anche Tafuri dal Conte, vuol dire, nella loro storia dell'architettura contemporanea,
ha dedicato un bellissimo capitolo. Tra l'altro adesso credo ci sia una mostra, una grande mostra su Tessino, in Germania, mi pare, in Germania, sì, questa notizia. E allora a un certo punto il giovane, ma già di successo, Alba Cifer, che ha ricevuto questo incarico, ha questa idea di fare queste bandiere, come tu hai detto, giustamente, e costruisce in pochissimo tempo questa architettura, però fatta quasi tutto di, appunto, di effimero, no? E contentissimo, cioè speranzoso di ricevere l'elogio del suo maestro, perché era veramente, stimava tantissimo Tessino, come si può leggere dalle memorie, e va a correre a fargli vedere questo progetto. E Tessino naturalmente gli abbassa le penne subito, perché gli dice: ma qui non c'è architettura, è solo scenografia. Quindi un aspetto, insomma, credo rilevante dell'architettura di Speer, che appunto proprio ci ha detto che gode molto con un'archistrada. Però forse l'accusa che si può fare all'architettura di Speer è quello che aveva già individuato Tessino, insomma, che era scenografia, che poi era quello che voleva fare Hitler. Cioè, a Hitler non importava. Hitler avrebbe usato anche il Bauhaus se gli fosse servito per mostrare qualcosa, per poter comunicare quello che voleva, cioè per poter attrarre le masse, per poter sedurre e sottoporre al suo fascino. Non lo dico io, lo dice sempre nella memoria del Terzo Reich, dice: guardate che noi usiamo anche il Bauhaus, noi non ci importa niente, non siamo ideologici. Questo è interessante, quindi non esiste uno stile hitleriano. A Hitler piaceva l'architettura tardo-ottocentesca, neoclassica, quindi... Ma la cosa che importava era l'effetto della comunicazione, l'architettura come comunicazione, questo era la cosa che probabilmente appunto Speer aveva capito perfettamente. Devo rispondere qualcosa? No, questo vuoi. Posso dire una cosa io? Una cosa che mi è rimasta impressa leggendo il suo libro è che, appunto, parliamo di Speer, che dice: se Hitler avesse avuto un amico, io sarei stato suo amico. Piacentini non fa mai questa affermazione, non è, a differenza di Pagano, che abbiamo visto nella prima conferenza, che è innamorato di Mussolini, e questo amore di Mussolini, per Mussolini, gli crolla nel momento in cui Mussolini preferisce Piacentini, no? Dopo la svolta di Mussolini verso l'architettura piacentiniana, che poi Piacentini era odiato poi dai razionalisti a un certo punto, perché faceva un po' un passo di tutto quanto. Nel suo libro gli dice: Piacentini ha usato il fascismo come un'autostrada di cui ha pagato il ticket, no? E quindi un po' è stato lui che si è servito di questa cosa. Mussolini ha visto in lui chi poteva realizzare, forse in maniera critica, le sue goleità, quando l'Europol nel 42 è proprio l'espressione massima del monumentalismo piacentinista. Nell'arte invece noi vediamo più, e anche nell'architettura inizialmente, più polifonia, no? Più movimenti modernisti. Se voi guardate questi mosaici, ne sono un'espressione, no? Cioè sono i tre mosaici di avanguardia, e poi c'è il mosaico classico che rappresenta un po' quella continuità con la tradizione romana, la tradizione imperiale, e un po' nella storia dell'arte ormai sono tutti d'accordo a dire che il fascismo non ha mai imposto niente, non c'è stata un'arte di regime come c'è stato nel nazionalsocialismo, dove l'architettura invece, Alberto dice, non c'è un'architettura hitleriana, però non c'è neanche nessun tipo di senso, diciamo, oppure di alternativa all'architettura di Speer. Mi sembra che sia proprio l'architettura veramente di regime e basta. Non so se qualcun altro ha qualche domanda, vuole
Vai in fondo. No, prego, prego. No, io sono appunto, mi sembra di ricordare la situazione di qualche minuto, ma dove in realtà fosse una parte, cioè qui disse che il fascismo non aveva cambiato, non aveva modificato la ricordabilità dei cani della cosa che questo non accaduto. Forse lui ha lanciato il discorso del fascismo non è riuscito a cambiare l'Italia, ma c'è, perché la questa è la situazione qua, io lo ricordo che sono delle di comunicazione invece è riuscito in tempi. Voi sapete questa pagina è comunque ci fa una poi l'altra nota bellissima è sul fatto di quale la sinistra però mi piace anche un attimo importante un pregiudizio tecnico che dietro sia difficile del tempo non solo quella parte ma non è mai passato del non so se dovesse essere una cosa la per vivere di fronte a si possono cose, ma quella è assoluta. Io faccio fatica, ecco, mentre penso che spero effettivamente abbia per fronte, nel senso che ha dato a Hitler quello che Hitler voleva, che è diventato sempre più gigantesco nel suo discorso di antisemitici, anche la famiglia di masse e non. Probabilmente a Mussolini mancava la potenza economica e forse la qualità architettonica. L'altro intervento? La prenderò un attimo larga. Come è stato più volte trattato durante questa conferenza, questo è un genere di architettura estremamente monumentale. Alcune opere sono state portate a bere, altre invece no, per l'epistica, dal 45 al 30, momento fine, per i regimi, o anche per le proprie opere. Diciamo per mancanza di mezzi, degli atti per lo sforzo medico. Ecco, io le faccio questa domanda. La storia non si fa con i mai commissari, ma è molto divertente. Ecco, mettiamo un mondo cronico in cui la pneumonia ha deviato e nel 45 a posto che dalle atti è stata una vittoria dell'asse. Secondo lei, quanti questi progetti che potevano essere il foro di Mussolini, il carattere di Mussolini a Roma, partiti per rendere il bus speciale parte di interruzione, oppure prendendo il caso tedesco, Germania sarebbe potuta essere plausibile. Pensiamo soltanto ad un arco monumentale che sarebbe queste 4-5 volte più grande rispetto alla porta di Brandeburgo, che era stato poi progettato con l'enorme pilone di cemento che oggi sta parlando del terreno sabbioso di Berlino. Ci sarebbero, secondo lei, impuntati, essendo questa qui una forma di rappresentazione del regime, o vista l'impossibilità di farlo, sarebbero stati progetti accantonati? Cioè, nel oggi, 21 maggio 2022, in questo momento, a Roma, sarebbe il grattacielo di Mussolini a Berlino, o Germania, chi sarebbe la Bolzale o la Bolzale, Sì, sì, no, io non so rispondere, nel senso, però io ero partito da una domanda simile in sostanza, no? Nel senso che no, non c'è scritta qui neanche nel risvolto di copertina che è stato usato per presentazione della giornata di oggi, no? Quindi non solo nell'ambito dell'asse
che bisognava costruire, quella era una cosa storica, proprio era stato fatto un patto di alleanza, quindi cosa succede tra i due architetti. Ma l'altra, appunto, la domanda successiva poteva essere se i due regimi avessero vinto la guerra, cosa avrebbero continuato a fare, in sostanza, no? come nella risposta della lettera di Piacentini a Pavolini, al Ministero della Cultura. Però sappiamo che c'è un bel romanzo di Philip Dick sulla svastica nel sole, dove Philip Dick prefigura proprio questo scenario, quindi ce lo possiamo immaginare lì dentro come è andato a finire. Il nazismo ha vinto, l'Italia è una colonia neanche, quindi come diceva Galeazzo Ciano, proprio zero, proprio non esisteva, mentre invece c'erano sacche di resistenza in Unione Sovietica, dove ancora un po' i comunisti facevano delle azioni. L'America era tutta giapponesizzata, però tutto sommato era andata alla grande, perché i giapponesi erano molto meglio dei tedeschi. Quindi lì ci possiamo immaginare anche come sarebbe stata l'architettura americana del dopoguerra e così via. E poi c'è un altro film invece, però adesso non mi ricordo come si chiama, con Rutger Hauer, dove si vede come è stata costruita le cose che diceva lei. Lì si vede proprio nel film, quindi ha risposto lui. Questo è un film che veniva girato nel fine degli anni Ottanta con Rutger Hauer, e ci aveva a che fare col compleanno di Hitler, per i 50 anni di Hitler, e prende spunto da un omicidio, insomma, che adesso non mi ricordo più. Però è interessante quel film in cui appunto è ricostruita, è secondario perché praticamente un film giallo, diciamo così, come era, però c'è la quinta scenografica dell'architettura, tutto costruito, tutto. Una cosa io. Fatherland di Harris. Sì. C'è un libro, no? Sì, il libro è Fatherland. C'è una serie su Amazon, si chiama The Man on the Iron Castle, sempre cronica, dove ha vinto il nazismo. E dal libro si vede che questa tensione latino-germanica, cioè di cui si parla spesso nel rapporto con gli architetti, in realtà fa vedere come i tedeschi considerassero un po' marginale la nostra architettura, eccetera. Quindi sempre ragionando in maniera ucronica, si può pensare che magari sì, se l'Italia sarebbe stata ridotta a una provincia, e forse spero di aver fatto qualcosa qua, che lo sa, perché ci considerano molto dei potenziali. Dirò di più, nel delirio dell'impotenza che mostra molto bene gli Scamenti, Speer aveva progettato come sarebbero dovute andare in rovina le sue architetture. Aveva realizzato alcune parti più solide, altre invece con materiali meno resistenti, perché persino il tempo non doveva agire autonomamente sulle opere che lui che Hitler, lui, che poi lì c'è un gemellaggio strettissimo. E questa cosa di dominare anche il modo in cui l'architettura sarebbe andata in rovina è veramente sintomatico, insomma, del delirio di onnipotenza. C'è un intervento? Prego. È stata la differenza di età tra i due architetti. Si può dire se uno ha influenzato l'altro o se le loro opere erano esclusivamente un'impostazione personale? Sì, quello che ho accennato prima, la cosa fondamentale è proprio questo dialogo di Joachim Fest con Speer, quando a un certo punto Joachim Fest gli fa una domanda di questo tipo, no?
Cioè, ma allora in questa svolta di moderno classico, no? Perché c'è una svolta di moderno classico. Cioè, sì, ok, noi abbiamo la versione, come dire, dominante, razionalismo e piacentinismo, diciamo, il tradimento del modernismo da parte del fascismo, e questa è la vicenda italiana. Però è riscontrabile in tutta l'Europa, dopo la stagione secessionista, quindi andiamo un po' dietro negli anni, non negli anni 27, 30, 32, ma invece andiamo nel 9, 10, 11, prima della Prima Guerra Mondiale, c'è questa svolta verso il classico, moderno ma classico. Perché? Perché il moderno, sparato in una direzione tecnica, portava in una specie di neostoricismo, dice Dvorak addirittura nel 1912, in polemica con Otto Wagner. E questa qui la cosa è molto poco praticata nella storia dell'architettura. Questa cosa qui non c'è, no? Ecco, invece bisogna prima o poi tirarla dentro. Quindi Joachim Fest chiede a Sperl, cioè, quali sono stati i suoi riferimenti allora, no? Di questa sua architettura. Lei conosce questa nuova classico moderno che si va definendo, e di cui i responsabili, di quelli che hanno fatto quel film che abbiamo visto all'inizio sull'urbanistica, i due che mettono in piedi la rivista Urbanistica all'inizio degli anni 20, escono con questo progetto, con questo programma, con le architetture di Billing, di tutti i maestri, di Wilhelm Kreis, che poi diventerà un referente importante anche per Sperl e la sua... Però non conoscono l'ambiente di cui il dibattito che c'è di questo classico moderno negli anni, subito prima degli anni 20. Invece per Piacentini questo è come dire, è il pane, perché lui quando cerca di prendere posizione nei confronti di architetti italiani razionalisti che vanno verso l'astrattismo, l'avanguardia pura, lui addirittura va in Germania a studiare. Lui sicuramente è tradizionalista, dicendo, come si diceva alla mia epoca, era reazionario nei confronti di questi architetti rivoluzionari, in sostanza, no? Però va ad aggiornarsi sul posto, e l'abbiamo visto qual è il metodo. Non solo copia, cioè non è che prende appunti, ma copia, perché quegli appunti gli servono per l'architettura della città. Elabora questa idea che Mario Lupano ha definito di architettura spersonalizzata, in sostanza. Invece Sperl arriva a questa architettura in un senso spersonalizzato anno zero, in senso proprio come dire, dell'annullamento della ricerca, no? In senso molto tecnico. In senso molto tecnico, nel senso che non c'è niente di Tessanov dentro l'architettura di Sperl. È sicuramente farina del suo sacco, farina, come dire, Giuseppe Arcidiacono direbbe farina andata male. Allora concludiamo con due lì puntuali questa serata, questo primo ciclo che ha avuto grande successo, quindi probabilmente lo riproporremo. E l'attività del Tessa del Novecento si ferma adesso per l'estate, ricominceremo in autunno proprio con un parallelo tra Pasolini e Pound, i due poeti maledetti, cioè, sotto diversi punti di vista, e con altre iniziative di cui vi terremo informati. Se volete acquistare le copie del libro del professor Scarrotto, che poi le firmerà, dovete acquistare. Noi nel frattempo lo ringraziamo per questa conferenza che ci ha fatto vedere intanto in maniera critica appunto questi aspetti non liquidatori. Lui mi è piaciuto perché lui nel suo libro ha detto il mio amico non liquidatorio, quindi ha voluto vedere in maniera critica questi aspetti di queste due architetture attraverso questi personaggi, e ci ha fatto vedere la fascinazione che hanno ancora anche nel mondo pop, appunto dal cinema all'arte, eccetera, eccetera. E gli regaliamo il libro sul Salone dei Mosaici, su questo edificio che è un po' piacentiniano, definirei adesso, insomma,
è del 39, questo qui, con i mosaici che adorano appunto questo salone, che era il salone d'onore. Grazie e arrivederci all'autunno. Grazie.